esperimento in esclusiva, il volo in assenza di gravità. Sta partendo in Italia, proprio in questo periodo, un programma della Regione Piemonte che porterà alla prima spedizione, possiamo chiamarla così, popolare nello spazio in assenza di gravità. Non si tratta proprio dello spazio siderale, ma di quello più vicino a noi. Però le difficoltà che si incontrano e le ricerche che si possono condurre sono molto simili a quelle degli astronauti. Queste sono le Alpi sopra Villardora, in provincia di Torino, e questo è un punto di osservazione davvero particolare, come una specie di posto privilegiato per osservare i rapporti fra la Terra e il cielo. Non riesce difficile da immaginare che proprio quassù alcuni nostri antichissimi antenati si fossero già interrogati su quelli che sono il rapporto fra il mondo degli uomini e il mondo delle stelle, il mondo del cielo, quello che ci sta sopra la testa. Ed è quello che poi gli uomini hanno sempre cercato di realizzare come sogno, cioè inseguire la conquista dello spazio. Prima, naturalmente, tentando di volare con artifici che erano poco più che scherzi della natura, e poi infine invece liberandosi in volo con aeroplani e mezzi a propulsione diretta molto più efficaci. E anche oggi, che la frontiera delle conquiste spaziali sembra essersi spostata ancora più là, prima la Luna, poi Marte, poi ancora altre zone recondite del Sistema Solare, possiamo interrogarci sulla doppia natura di questa conquista. Da un lato c'è senz'altro l'aspetto avventuroso, quello che gli uomini da sempre coltivano, cioè di spingere sempre più là le proprie conoscenze e anche i propri corpi e le proprie menti. Dall'altra invece c'è l'atteggiamento più riflessivo di chi si domanda se la conquista dello spazio e l'esplorazione spaziale abbiano ancora un senso oggi e soprattutto quale possa essere la loro ricaduta nella vita quotidiana, in quella di tutti i giorni. Noi non conosciamo ancora quello che abbiamo sotto i nostri piedi, perché il pozzo più profondo arriva soltanto a 12-13 km, mentre invece abbiamo già mosso i primi passi sulla Luna e portato le sonde su Marte. È proprio in questa doppia natura dell'esplorazione spaziale che possiamo cominciare un viaggio del tutto differente, quello che ci porterà a scoprire se persone del tutto normali possono avventurarsi non tanto e subito nello spazio, ma in speciale i veicoli all'interno dei quali è possibile condurre tutta una serie di esperimenti e che ci porteranno anche a volare praticamente in assenza di gravità. Per fare questo però ci vuole una preparazione molto accurata alle spalle, ci vuole ovviamente un substrato scientifico solido e ci vogliono persone particolari. Carlo Viberti è ingegnere aerospaziale responsabile di un progetto particolare che si chiama Spaceland, che prende il via proprio qui dalle Alpi torinesi. Allora, questo progetto che cos'è in realtà? Beh, si tratta della prima missione spaziale popolare non governativa, ovvero un gruppo di ingegneri scienziati con delle piccole e medie imprese, con il fondamentale contributo della Regione Piemonte, organizzano una missione in 0G che coinvolge la gente. Allora, aspetta, in 0G, cioè a gravità zero, che significa esattamente? Dunque, noi non voleremo in orbita, voleremo su un velivolo che simula quello che gli astronauti provano in orbita centrifugando. Che velivolo è? Un aeroplano? È un Airbus A300 0G. Che viene mandato in picchiata per questa ragione? Diciamo che si innesta su un profilo parabolico, fa una parabola durante la quale c'è assenza di gravità, ma il bello è che quando viene giù, e deve ovviamente richiamare e ricambrare, ha 2G, quindi alterniamo 30 volte 0G a 2G. A parte in 0G non abbiamo più peso. Peso apparente è quasi nullo. In pratica ci libriamo all'interno della cabina, possiamo muoverci liberamente senza dover aderire al suolo o al soffitto. Ed è questo che interessa ai nostri scienziati e ai nostri ingegneri, cioè abbiamo delle condizioni come in orbita. La parte in 2G invece ha... Cioè due volte l'accelerazione di gravità? Quindi pesiamo il doppio, una persona che pesa 70 kg ne pesa 140. Questo quindi porta anche a cambiare la fisiologia delle persone, si tende a stare anche male. Quindi a bordo avremo purtroppo anche dei candidati che, nonostante abbiamo qualificati, patiranno e avranno probabilmente anche delle conseguenze a livello di sistema gastroenterico, quindi staranno anche male a bordo. Questa è una delle cose che interessa agli scienziati.
Carlo, uno potrebbe domandarsi comunque perché dovrebbe essere il caso e opportuno investire nelle ricerche spaziali, in quale maniera, a parte diciamo il desiderio di conoscenza, può tornarci utile o è giustificato? La nostra associazione Cosmo Spaceland punta proprio a questo, a comunare la vita di un cosmonauta alla vita di una persona a terra che ha problemi di tipo sociale, ovvero un cosmonauta delle difficoltà di tipo operativo a bordo, proprio come una persona con ridotta mobilità, un anziano, un disabile, una persona convalescente. Per via degli spazi, per via delle condizioni ambientali, eccetera. Esatto, e anche per via del fatto che si innescono delle patologie a bordo. E quindi in questa maniera noi testiamo apparati, metodologie, farmaci che possono essere poi utilizzati in maniera molto più rapida come laboratorio a terra. Tu hai parlato di una possibilità popolare di missioni nello spazio, che vuol dire? Ma noi vorremmo aprire lo spazio a tutti, non solo agli cosmonauti professionisti, ma anche a quelli non professionisti, che possono essere dai 18 anni agli 87. Ovviamente bisogna a livello genetico non avere dei problemi tipo claustrofobia, vertigini, non bisogna soffrire cinetosi. Ad esempio, uno dei nostri esperimenti è come contrastare il mal di moto, cioè la cinetosi. Sì. Pur avendo un pianeta straordinario, in condizioni veramente fantastiche rispetto agli altri del Sistema Solare, cioè un pochino più freddo di Venere ma un po' più caldo di Marte, dunque ideale per farci avere le condizioni di vita, non ci siamo comportati poi tanto bene su questo pianeta. Come posso sperare che ci comportiamo bene su un altro? Ma io penso che bisogna lanciare un nuovo messaggio. Lo spazio non è un terreno di conquista, ma è un laboratorio scientifico.